parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buon giovedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La raccolta a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto grazie al numero solidale 45500 ha dato come cifra approssimativa una somma di oltre 10 milioni di euro già raccolti in questi giorni. Questa somma dovrà poi essere gestita da un comitato dei garanti, il cui compito sarà quello di valutare le proposte delle regioni per l'utilizzo dei fondi. Con questa somma c'è l'intenzione di ricostruire gli edifici pubblici, ma non è ancora chiaro come il denaro sarà impiegato. A tal proposito, l'economista del Fatto Quotidiano Stefano Zamagni sostiene la necessità di un ente che supervisioni la raccolta fondi, un ente come l'Agenzia per il Terzo Settore, che già esisteva ma è stato abolito dal governo Monti e non è stato poi più ripristinato da Renzi. Lei ha donato? No, sono contrario a queste donazioni perché soprattutto per principio dell'IVA, il fatto che detraggono sempre l'IVA, che è una cosa assurda. Oltretutto so anche di pagamenti delle banche molto postdatati, quindi diventa un aiuto che non è come quello che si vorrebbe. Ho donato in passato ma non ho avuto risultati, cioè non sono stato soddisfatto, diciamo. Sì, ho donato. Hai donato a questo numero solidale? 5500, no? Sì. Sì, io ho donato per la verità tutti i giorni, guardi, sto facendo il numero tutti i giorni. Adesso stavo andando, per la verità vuole che le dica cosa stavo facendo, stavo andando in banca per fare un bonifico a questa gente qua, perché è una cosa allucinante veramente quando succedono queste cose. Poi quando si sente che hanno dato dei soldi per ristrutturare e non l'hanno fatto, non lo so, non l'hanno fatto, così dicono, mi sembra una cosa, però come si fa a non dare qualche cosa a questa gente qua? In una situazione del genere io ho pianto un giorno davanti al televisore vedendo questi ragazzi, questa gente qua, uno che rimane, quello che è successo, insomma, che rimane sotto a un terremoto, potrebbe succedere a tutti. Quindi in questi casi, secondo me, la cosa migliore è aiutare e cercare di fare in modo che quando succede ci siano gli edifici già a posto, insomma, e non lasciamoli nelle tende, perché noi abbiamo ancora gente, adesso non so dove, ma a volte li fanno vedere, che sono 50 anni che sono ancora nei prefabbricati, una delle tende. Quindi ecco, cercare di aiutarli, fare le cose serie e almeno i soldi che prendono che non siano intascati da qualcuno. Secondo me è la cosa, quello che si può dire. Ma lei si fida di questi sistemi di raccolta fondi? Io non è che mi fidi molto, però cosa vuol fare? La situazione ce l'hanno in mano loro, e penso che nessuno si fidi, però fin quando non li prende, cosa le fa? Bisognerebbe che quando si prende qualcuno, come il discorso del sciacallaggio, come si può pensare che uno abbia sia in una situazione del genere e poi deve arrivare qualcuno in casa a portarti via la roba? Penso di sì, anche perché se viene trasmesso in televisione penso sia una cosa seria, se no non ci si può più fidare della televisione, poi alla fine basta. Quindi comunque non si fida, diciamo, di questi sistemi? Non fido per niente, no, assolutamente, perché in passato sono stato fregato con l'Albania, quindi avevo fatto donazione a suo tempo e sono sparite, poi tutti hanno fatto vedere dei servizi dove rubavano la gente, tutto quello che c'era nei container, e avevo anche dato abbastanza soldi, non sono stato soddisfatto di questo. E tu ritieni che sia più affidabile dare un contributo in vestiti e generi di prime necessità oppure in denaro, come dicevamo prima? In denaro si può spendere in modi diversi, tipo cibo, ristrutturazione delle case, robe del genere, quindi cioè anche vestiti è una cosa buona, però io in denaro mi fido. Sarebbe meglio, secondo me. Può essere quello, sì, adesso pare che non ne abbiano bisogno al momento, però mi sembra che sia la cosa migliore, insomma.